comunica al pubblico presente che in base alle norme vigenti la società è ritenuta responsabile anche oggettivamente di fatti o situazioni provocate dai propri sostenitori che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione e può essere punita con la perdita della stessa con punteggio di 0 a 3. La società è ritenuta altresì responsabile per l'esplosione di petardi, l'accensione di fumogeni, l'esposizione e istruzioni che possono offendere per qualsiasi ragione gruppi di persone, di razza e di religione. Qui c'è con essere buono. Ci stiamo. Piero Colli? Sì, dato che vengono con una telecamera, sì. Non erano sicuri se ce la facevano o meno, perché sì, l'operatore sì. Ce l'hanno. Male che vada, riprendono Franco Neri. Ferrati o Ferrari? Ah, io non so più. 93, eh?
calcio e la serietà. Quindi, lei pensa che la settimana prossima avrete contatti con giocatori disponibili, interessanti, disponibili nel senso di dire che sono fermi, tesserati, ma fermi. Di questi se ne sta occupando il nostro direttore generale, il Massimo Abuso, in collaborazione con Mister Vigica. Domani arriveranno dei ragazzi, poi saranno loro a valutare l'importanza a livello calcistico per il buon fine del campionato. Intanto credo di poter fare complimenti. Ringraziamo. È stata un'esperienza che dicevano, che ha fatto come una mirazione, che continua in questa maniera. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Salve. Congratulazioni, lei sa la passione che noi ci mettiamo nei confronti suoi e nei confronti della sua squadra. Siamo molto soddisfatti di quello che è successo. Qualche volta insomma, un colpo di fortuna, di qualche sorte ci vuole. Non usare anche qualche altro termine, però insomma va detto che il grande lavoro che lei ha fatto nell'ambito della squadra, riuscendo ad ottenere un gruppo così compatto, così fedele, così generoso, mi sembra che stia dando, ha dato e sta dando dei buoni risultati, finalmente oggi, con 3 punti, insomma, che erano già stati meritati in qualche altra occasione. Sì, finalmente oggi abbiamo raccolto il frutto insomma, di 2 mesi di lavoro a questa parte, perché vincevamo da tanto, ho fatto tante buone prestazioni, però ci mancava la vittoria. I ragazzi sono scesi in campo un po' contratti, soprattutto nel primo tempo, dove non abbiamo espresso un buon calcio, anzi abbiamo prestato il fianco a qualche ripartenza. Secondo tempo sono entrati con la giusta serenità, tranquillità della squadra che non aveva nulla da perdere, perché penso che più arrivo gli avesse più da perdere, perché perdendo qui da noi poteva essere risucchiato nella zona pericolo. E la vittoria è arrivata al 93esimo, io sono contento insomma, perché comunque i ragazzi se lo meritavano, e come arrivare, la cosa che le avevo chiesto oggi non era il bel gioco ma soltanto di vincere questa partita, perché la cosa vera che gli ho detto ragazzi, se noi vinciamo questa partita ci divertiamo da qui alla fine. Io queste sono state le parole che gli ho detto, e per fortuna è arrivata
secondo tempo, ripeto, abbiamo fatto anche un buon calcio, chi è entrato bene e ha fatto entrare un 93, un 94, un 92, quindi giocatori molto, molto giovani che ci hanno dato entusiasmo e freschezza. E quindi onore a loro e purtroppo abbiamo poco tempo per godere perché mercoledì ci aspetta già un'altra partita durissima a Sarzana. Però godiamo almeno questa mezza giornata, finalmente tocca un po' a noi. Mi sembra che lei questa vittoria l'abbia anche sofferta, nel segno di una generosità che è tipica sua, ma che è anche una partecipazione, se vuole, la società nella quale creduto. Ma sì, io insomma, ormai vigevano fa parte di me, è una società a cui devo tanto, ripeto, cercherò di portarla più in alto possibile. Sì, la mia generosità, in campo ero così, fuori sono così e da allenatore sono così, purtroppo non ho la possibilità di sfogarmi. Devo disfogare l'adrenalina che accumulo prima della partita, magari a volte posso avere anche dei comportamenti in panchina non molto inglesi, se vogliamo, però è un mio modo anche per partecipare, per essere a fianco dei ragazzi e per cercare di strappare la loro giovanità e di tenerli sempre attenti nella tutta la partita, la gara. Litigato decisamente con i guardiani? Ma ho litigato con i guardiani, sì. No, non è che non mi piace, perché a volte li parli, loro non ti calcolano neanche, è una cosa che a me dà fastidio sinceramente, perché io mi rivolgo sempre con la massima educazione. Loro ti minacciano sempre di mandarti fuori, sinceramente non vado d'accordo con alcuni di loro, non so comunque quelli a me a parte, anche perché di oggi una cosa che è grande soddisfazione al posto, che suscita molta fiducia. Grazie, grazie, grazie.